Benvenuti ragazzi a Mai Dire Tube, l'unica rubrica su YouTube che fa satira sui personaggi del tubo. Si intravede qualcuno? Ah, ma è Dexter ragazzi! Eeeh, ciao a tutti amici, io sono il vostro caro Dexter e oggi mega spacchettamento a FIFA mentre contemporaneamente con il piede gioco a tablet, contemporaneamente faccio una sfida del Chubby Bunny e il tutto mentre dico che PewDiePie mi copia. 100.000 like se la pensate come me. Buon frost. Ma che diavolo sta facendo? Mi conquisto le views nel modo più tremendo possibile. Senta, gira la voce che lei addirittura copia PewDiePie e sarà l'erede di Papi J. A morte! Ma chi? Colui che dice che copio PewDiePie, perché non è vero, io sono meglio di PewDiePie, pure meglio di Papi J. 50.000 like se la pensate come me. Buffers. Ma cosa dice? Forza Roma. Ma cosa c'entra adesso? C'entra sempre, c'entra sempre. Contento te? Però non cambia affatto che lei ora mi fai big money. Quello sì, quello sì. Un pollo! I miei iscritti sono tutti meritati. Meritati. Meritatissimi. Certamente. Poi io porto prodotti di qualità su YouTube Italia. 100.000 like se la pensate come me. Bifrost. E ovviamente sei seguito da gente matura. Maturissima. E dimmi, dimmi, quanti anni hanno i tuoi fans? Aspettate un attimo che mi sta chiamando Violetta. E ti pareva? Bella a tutti ragazzi, io sono Papi J. Ed ecco poi il colosso di YouTube Italia ragazzi. Quello che tutti amano, quello che tutti odiano, ma allo stesso tempo tutti lo imitano perché sperano un giorno di diventare come lui. Papi J. Ebbene sì ragazzi, prima il sogno di YouTube Italia era indossare una parrucca e diventare come Wilwush. Ora invece a distanza di anni le cose sono cambiate. Perché? Perché tutti i videogame vogliono fare. Grazie Papi J. Io sono Papi J. Abbiamo capito. Tra l'altro, complimenti per il suo film. Papi J. Abbiamo capito, ma lei sa dire qualcos'altro a parte questo? Cioè, lei con i suoi amici ha fatto la più grande figura di merda della storia del cinema. Un flop mostruoso, ha tolto la possibilità a chi ha veramente talento di finire al cinema. Lei ha sputato in faccia a chi ha studiato scuola di recitazione per diventare un giorno un attore. E voi invece, in un attimo, vi ritrovate catapultati al cinema solo per attirare il vostro pubblico che ha da dire in sua difesa. Io sono Papi J. No, vabbè. Ciao a tutti ragazzi, ma la vogliamo far finita. La vogliamo far finita di offendere sempre i lavori degli altri. Mitico zio Rob, direttamente dalla casta. Mitico un cazzo. Ma la smettiamo con queste guerre, con questa storia della casta. La casta a destra, a sinistra. La casta non esiste. Ah no? Diglielo anche tu, Richard. Richard ha subito una lobotomia? Bellissimo il disegno. Dopo sai cosa facciamo? Lo picchiamo al frigo insieme a quello di Fraffalo, ok? Che carini che siete. È inutile che mi fai vedere altri disegni. Ma vuoi diventare famoso su YouTube con i disegni? Vai a fare le challenge come ti ho detto. Muoviti, che con quella roba non si diventa famosi. Ma povero Richard, talento sprecato. Il talento non serve su YouTube. E cosa serve? La spintarella. Non avevo dubbi, guarda. Lei è proprio lo zio di tutti. Li tengo tutti a bada, altrimenti li bacchetto. Dai, non faccia lo gnorri. Lo sappiamo tutti che Game Therapy ha fatto schifo. Non è vero, invece era bellissimo. Che le prende? Era stupendo, bellissimo. Ha fatto schifo, non lo so. Era... Ma come? Era bellissimo. Cosa te lo fa pensare? Ah! Siamo figli di Pitagora e di Casadei. Soprattutto Casadei.
Ma signor Dexter, cosa ha fatto? Infezione al piercing, 100.000 like, nuovo piercing. Ma la smette di chiedere i like. Ok, allora, 200.000 like, la smetto di chiedere i like, va bene? Non cambierete mai. E l'utente medio, che avrà mai da dire questa volta? Io ve l'ho avvertito che dovevate più a peccuno famigli. Quindi? Ma non me resta che... Che? Che piagne. Che stronzi che siete invidiosi. Non vi mettere tutti i migliori, perché mi sembra... Rendiamoci conto, ragazzi! Sono loro che vi mandano al cinema! E anche per questo episodio è tutto, ragazzi! Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto! Fatemi sapere con un commento quali personaggi volete vedere in questa serie! Condividete il video e ovviamente, ragazzi, seguitemi sui miei social! Bella per voi, ragazzi! Qui è Pio 3D e alla prossima! A Pio gli fate una grandissima... Sega!